Ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante, il mio codice creatore è righe, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con l'R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale, schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. Ehi, bella a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla. Sono sicuro che comunque nell'arco del tempo in cui siamo ritornati a fare Salva al Mondo da gennaio, quindi da 4 mesi, a ritornare a portare la nostra serie delle armi, siamo arrivati a un punto che nuove comunque persone non sanno ancora distinguere un'arma da un'altra e allo stesso tempo i valori. E secondo me, ora che comunque abbiamo una community bella vasta, che facciamo Re Mitico, facciamo Give, facciamo le quest, giochiamo insieme e bla bla bla, abbiamo tanti modi comunque e momenti in cui giochiamo e tutto, che partono anche molte domande del tipo: quanto vale quest'arma? Ma questo frequentemente, ogni giorno, sempre, ecco. Quindi è giusto che anche oggi diamo un po' questo piccolo insegnamento. Dopo 3 anni di esperienza comunque in questo campo di armi e di valori, comunque ne ho visti tanti, ne ho applicati tanti, e allo stesso tempo non visti calare né calare tanti. Ecco, calare cosa vuol dire? Che un'arma da solo va giù. Esempio, devo fare un esempio stupido, la lama spettrale con tanti perk, quella è morta appena è nata. Oppure se dobbiamo parlare di armi, non lo so, armi legacy, quella che in realtà è anche, non è legacy, ma è una sviluppatore. Armi moddate, abbiamo visto la Mad Candy Corn, scava fossi doppio elemento vari, abbiamo visto tante di quelle armi che ormai non valgono più. E ce ne sono veramente tanti. E inoltre vediamo anche molte distinzioni tra le armi, del tipo, partiamo direttamente, ecco, dall'inventario. Mi sembra anche corretto come cosa. Armi legacy normali. Questa è un'arma legacy normale, presa proprio a caso. Come vedete non ha elemento, ha 5 perk, non ha il bonus perché è giusto, è normale, la potenza eccetera, non è VPL e quindi è tutto normale. VPL, per chi non lo sa, è Wrong Power Level, che vuol dire che ha potenza sbagliata. Ecco, in parole povere, vuol dire che non è comunque... La potenza non è giusta né per il materiale in cui è fatta l'arma, né per il livello, né per le stelle. Però dico, non è questo il caso, questa è un'arma legacy. Solo la definizione, ecco, VPL, ecco, cosa vuol dire? Questa è un'arma legacy normale. Oppure, questa è un'arma ricombussolata. Vuol dire che un'arma legacy è stata ricombussolata. Vedete che ha solo 2 perk. E gli altri 2 non glieli hai aggiunti. C'è anche il bonus in quel caso. Quindi vuol dire che se io vado nei progetti, io vado a prendere un'arma qualsiasi, che sia questa, che è legacy, vedete? Andiamo a mostrare l'anteprima, questa esce in questo modo, con il perk dei bonus slot libero, quindi posso decidere se metterlo o meno, e l'altro perk in mezzo, che dovrebbe essere quello dell'elemento, quello in mezzo, che mi dice slot libero, quindi posso decidere di lasciarla così, senza bonus, 4 perk al 130. Non è male come idea, però tenerla così in proprio grezza ci sta di più. Poi arriviamo alla parte, diciamo, delle armi moddate. In questo caso di armi moddate ce ne sono una marea. Parliamo di quelle che comunque girano in Italia, cioè le normalissime armi moddate da 300 di raggio, 350, di cui si aggiungono anche quelle buggate, le VPL, ecco, 119 di potenza e così via, le 107, che vabbè, alcune che però non sono qui da noi in questo momento in Italia, o meno alcune, ecco. Ci sono poi delle persone che le hanno uno a uno e tipo degli scavafossi eccetera eccetera, però capito, no? Sono circa 300-500 di raggio massimo ad arma, di quelle duplicate. E infatti quelle armi lì hanno quel prezzo lì. E tra quella categoria, cioè delle armi moddate in generale, non fa sicuramente parte le armi che ho mostrato l'altra volta. L'altra volta quali sono? Quella quando ho parlato delle chest, delle armi della Storm Chest eccetera. Parliamo di queste schifezze qua. Queste armi qui non sono paragonabili ad armi moddate, ma solo armi, sono degli errori. Questa arma è uscita per errore, o meglio, questa proprio tipologia di arma, cioè la fondatore, perché tutte le fondatori durante quel giorno preciso sono diventate in quel modo. Avevo fatto pure un video, se vi ricordate, ecco. Queste qui non sono armi moddate, ma sono degli errori di gioco, o meglio, addirittura sono degli errori grafici, perché l'elemento su va bene, l'elemento giù in realtà è un normalissimo perk. Infatti quest'arma è paragonabile a un'arma che vale 40 di raggio, come avevo già detto comunque nel video precedente. Infatti queste vanno tolte proprio dal dire che sono moddate. Armi moddate sono ben altro,
che ne so, notturno doppio elemento, fuoco, energia, fuoco, e al 106 e così via. Tante ma tante tante. Comunque per distinguere un'arma modata da una legacy, semplicemente andate a vedere direttamente che questa è una legacy, vedete l'elemento fuoco in fondo, non ha le tac. E ecco, proprio così, perché non sono upgradabili. Infatti posso solo promuoverla, cosa che non farò, perché ho già in mente di promuoverla un'altra arma, vedete? Ma anche comunque ricombussolata, sembra un'arma legacy, solo che è stata ricombussolata. Legacy sta per vecchio, ricordo. Quindi ecco, molto semplice. Poi altre tipologie che ci sono di armi, ci sono le senza livello, vabbè, ma quelle non è che chissà cosa valgano. Si trovano comunque all'inizio del gioco, se compri salva il mondo. Qualcosina valgono, ma non qualche decina di raggio. Poi dipende anche, quelle fondatore senza livello valgono qualche centinaia, anche migliaia di raggio, dipende dalla tipologia dell'arma. Tipo notturno senza livello al 12. Quello è carino. Come anche la Masamune, il tamburo battente, la Masamune. Ecco, il colpo rapido. Quelli al 12 sono carini, che vuol dire che non hanno livello. Io cerco solo due armi che non hanno livello. E sono due armi che per sbaglio ho riciclato. E sono idrauliche. Al 12 senza livello. Erano una pistola e un assalto. Ecco, gli unici due. Ecco, l'assalto e la pistola del set idraulico. E ci stavano. Però capito, no? Quindi questa era la differenza di queste tipologie di armi. Poi parlando di prezzi, andiamo a prendere a caso, che ne so, a me... Mi dispiace che mi è andata su quest'arma. Quest'arma, ad esempio, ora come ora, un lancio Halloween varia dai 50 di raggio, o anche, no, che cazzo dico, dai 20 di raggio al massimo di 100-125 di raggio. Ah, e conto pure quelli modati, il massimo che valgono è 125 di raggio, e parlo di quelli full vita, di lanci Halloween modati. Poi, ecco, questa tipologia ad esempio al 133 come esempio, questo vale sui 75, e a parte che è stato craftato in massa molto 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 durante il periodo di... quando ci avevo fatto comunque il video, ecco, su, che spiegavo un po' il valore. A parte che questo qua ce l'ho tipo da prima di gennaio, quindi non è che sia chissà cosa. Anzi, a volte lo uso pure, perché comunque un'arma legacy come gli altri. Addirittura potrebbe avere molto più valore... Non potrebbe avere, ha molto più valore una roba tipo questo al 120, questo al 118, al 117. Ecco, se è con la vita così, comunque, essendo una potenza particolare, tipo livello 42, ecco. Che comunque di solito si trovano lanci Halloween già upgradati. Ecco, la potenza e tutto quanto la fa valere anche così, un centinaio di raggio, anche se è con questa vita così. Quindi molto fighi come armi. Poi, che ne so, andiamo a prendere un'arma qualsiasi di un qualsiasi evento al 130. Tipo, comunque abbiamo visto i lanci Halloween, prezzo standard, 125 di raggio, se sono moddati, e tra i 100 e i 50 o i 20 di raggio, dipende dalla vita, quelli legacy fuoco. Andiamo a prendere, che ne so, questi. Le armi legacy, tipo questa qua. Valore standard, come queste, 75 di raggio. Che voi dite, ma cazzo, perché allora... E mi dai tipo in live dai 175 di raggio, 150 per un'arma così? Io lo faccio perché io so già la risposta. Se io vado da una persona e gli dico 75 di raggio per quest'arma, loro l'arma non me la daranno mai, anche se è quello l'effettivo valore. Anche 30 di raggio potrebbe valere, perché comunque sono delle armi che si possono craftare. Ok? Legacy, i progetti ci sono in giro, infatti potete vedere quante ne ho di palestre, specialmente con i perk diversi, perché ce ne sono una marea di progetti. Infatti, e legacy in generale, dipende ovviamente quali, sono tutte max crafted, quindi vuol dire max craftate, per qualsiasi tipologia, per qualsiasi elemento, perché tante persone ce l'hanno sicuramente legacy e tenute legacy e l'hanno craftate in giro. Poi chissà se hanno anche fatto la fine della duplicazione, però dico, in parole povere sono max craftate, e non valgono, ecco. Quindi ragazzi, io mi devo attenere a questi prezzi. Chiedere comunque così troppo una persona non accetterebbe, quindi do sicuramente il doppio minimo. Quindi tipo al posto di 75 potrei dare 150 di raggio. Anche se comunque i prezzi in America sono quelli, 75, dai 30 ai 75 di raggio un'arma legacy evento. Immaginate un'arma legacy normale, tra un po' le regalano, capito? Che c'è d'altro da dire? Che comunque tutto il resto delle armi evento sono così, legacy. Poi dipende anche dalle potenze craftate, tipo queste. Questi qua ce li ha craftati direttamente un americano che aveva il set, che aveva conosciuto il mio moderatore, ci ha fatto ovviamente amicizia e ci ha craftato un full set di Ground Pounder, partendo da... ecco, da...
106. Boh sì, comunque ne ha craftati veramente parecchi. E comunque ha chiesto poco, circa neanche tra i 75 e 100 di raggio l'uno, quindi capite, no? Poi il resto delle armi, le moddate, come ho detto prima, una cifra sui... Come ho detto, dipende anche dall'arma, eh. Che ne so, prendiamo un bulldozer doppio elemento al 130, 250, 300 di raggio. Se proprio dobbiamo fare a metà, 275. Perché sono armi duplicate, già tanto tempo fa. Gli Argon, doppio elemento, quelli natura, quello fuoco, eccetera, eccetera. Purtroppo non valgono più niente queste tipologie di armi. E purtroppo sono le uniche che circolano qui. Sono le uniche tipologie. Per quello io vado a cercare altro. O meglio, vado a cercare le Legacy e così via. Perché cerco tutt'altro. A parte che le moddate io di quelle in Italia, e ora mi sto raggruppando anche quelle americane, ce le ho già, io punto alle Legacy. Infatti, quello che ripeto ad ogni video, tipo all'inizio, cerco armi, è proprio per quello, per continuare la collezione. Boh raga, io spero di avervi dato un'idea, un punto, e farvi capire comunque che anche se sono armi Legacy tutto, non valgono quel che sembra. E che i prezzi comunque qui da noi sono troppo upgradati. Veramente troppo. Overpay assurdo. Cioè raga, ad esempio c'è stato un caso che ho visto di una persona che 2000 di raggio per un pompa doppio elemento, un orso del cazzo, capite? Un orso che vale 300 massimo. Ma proprio massimo. Quindi è un po' uno scam, capito? Quindi bisogna stare attenti anche a queste cose. Spero di avervi dato un'idea, che comunque così i scambi qui circolano anche molto meglio, se capite comunque un po' i valori. E sono contento di aver fatto questo video. Grazie della visione, prossimamente nuove info, nuove armi da mostrarvi molto fighe, specialmente uno a uno, e nuovi set di armi che sto cercando di completare Legacy. E niente, la prossima parte della collezione più rara d'Italia la farò appena il video che avevo fatto tempo fa raggiungerà i 100 like, quindi se non l'avete fatto, lo trovate, c'è scritto tipo collezione più rara d'Italia parte 1. E niente, qui da righe tutto, bella regà, e grazie della visione, grazie di cuore a tutti quanti.